Buon mercoledì 30 gennaio, andiamo verso la chiusura del mese, mercati sempre alla ricerca di una struttura direzionale definitiva, abbastanza incerti direi, sempre con una tenuta sostanziale sui massimi di periodo, però sembrano mancare quelle motivazioni intermarket che dovrebbero dare appunto degli spunti definitivi. Quindi per quanto il mercato mantenga nel breve sicuramente un'impostazione a salire, emergono però segnali contrastanti, soprattutto dal quadro intermarket, che vede un forte rafforzamento del gold, avrete visto, quindi del bene rifugio. Ricordo che il rafforzamento del gold, prescindendo dalla dinamica grafica, ha due componenti. Da un lato il gold, appunto, è il classico bene rifugio, dall'altro il gold ha anche una correlazione inversa con il dollaro. Quindi sembrerebbe indicare che questa forza del dollaro stia andando scemando, forza del dollaro che va scemando, che mi sembra anche confermata dall'euro. Ma questo è lo scenario intermarket. Oggi ho voluto anticipare un po' il consueto orario di Market Talk, eccezionalmente venerdì si ritorna alle 9:30, come sempre, perché in effetti mi sembra che sia importante anche valutare l'apertura di Piazza Affari. Quindi ci concentriamo dalle prime battute subito dal nostro indice, che parte con un più 0,12, 0,19 in questo momento. Mi sembra che il settore bancario sia abbastanza allineato con l'apertura generale, con un 0,04, fra i migliori, o meglio, fra le migliori aperture. ST Microelectronics più 2,42, meno positiva Salvatore Ferragamo più 2,31, ma molto molto buona ancora Moncler, seguito da Fiat 1,17, Ferrari, Azimut, Pirelli. Fra le aperture negative, la peggiore Telecom Italia, che a quanto pare non riesce a trovare la strada maestra, seguita da Unicredit, bancario primario, Atlantia, Leonardo, Snam, Terna. C'è da dire che adesso prevale comunque il segno positivo con un più 0,25 dell'indice, a cui si va ad affiancare barra associare un meno 0,06 del FTSE bancario. Quindi dalle prime battute, decisamente però poco indicative, sembrerebbe configurarsi ancora una volta un settore industria utilities che tiene su Piazza Affari e le banche ancora al traino. Almeno questo da quello che si può rilevare dalle prime aperture. Andiamo a dare quindi un'occhiata sicuramente al nostro indice e spieghiamo il perché anche di questa diretta. Come sapete, io allorquando l'indice toccò qualche giorno fa area 19.500 punti, ho tentato di percorrere la strada del ribasso, avallata anche dalla formazione di una divergenza. Con leggero anticipo, sicuramente mi aspettavo che l'indice tenesse, o meglio, rimanesse un po' più di tempo in prossimità di quella resistenza. In effetti così non è stato e abbiamo breccato al rialzo. Questo breccato al rialzo, dal punto di vista logico, per me apre appunto un tentativo verso livelli superiori e vede in zona 20.000, 20.250 una bella resistenza. C'è da dire poi che questa analisi specifica dell'indice fa un po' a cazzotti con quello che è l'analisi, come accennato in apertura, del quadro intermarket, che viceversa così positivo e così robusto non sembra essere. Quindi mi sembra un giudizio un po' da rimandare, un po' siamo qui a vedere come si evolve la situazione. La divergenza c'è ancora ed è palesemente ribassista, la vedete. A questo punto, come vedete, ho già tracciato una nuova trend line di supporto e in caso di breakout mi aspetto una discesa verso area 1900, 1950. Viceversa, siamo in una zona equidistante, andiamo a fare un 22, 22,50. Quindi grandissima incertezza da parte del nostro indice, il che poi rende, fra virgolette, interessante, se non molto redditizia, barra opportuna, la cosiddetta analisi basata sullo stock picking, cioè, come detto, io mi sono sbilanciato short in area 19,5, però poi quando l'attività di costruzione di un portafoglio è comunque basata su delle regole di analisi tecnica ben strutturate, per quanto il mercato a livello generale mi stia dando sicuramente torto, devo dire che gli effetti sul portafoglio relativo sono molto blandi, addirittura c'è CNH su cui siamo in guadagno, Sintesa San Paolo su cui siamo entrati comunque molto bene, quindi ripeto e ribadisco, nonostante l'indice non sia in questo momento sicuramente orientato verso il basso, c'è da dire che alcuni titoli stanno rimanendo al palo. Mentre parlo, Piazza Affari vira sulla parità, sempre appesantita un po' dalle bancarie, siamo a 008, 009, quindi stiamo andando a rettificare quella positività di apertura potenziale e la battuta attuale, eccola qui.
siamo sulla parità 19.707. Andiamo a vedere i singoli titoli, quindi facciamo una rapida panoramica delle variazioni. Abbiamo A2A che è scesa sulla divergenza ribassista e potenzialmente va a appunto configurare un pullback short. Abbiamo Amplifon, su cui onestamente non ritengo sia il caso di dilungarsi più di tanto. Abbiamo Atlantia con un meno 0,75. Qui è davvero fantastico parlare di quello che avevamo in certo qual modo predetto, cioè il fatto che dopo i venti di guerra del nostro governo contro Atlantia, poi bisognasse fare i conti con contratti e carte bollate. E questo lasciava presagire che allorquando Atlantia fosse riuscita a superare questa resistenza statica abbastanza evidente, avrebbe potuto fare molto bene. In effetti mi sembra che stia succedendo. Addirittura andiamo velocemente a superare la prima resistenza, il che mi porta a pensare che un'eventuale pausa barra rallentamento del trend attuale arriverà solo a chiusura del gap storico famoso in occasione della tragica vicenda, quindi in zona più o meno 22,10-22,15 sembra essere questo livello la trazione quasi fatale che il titolo in questo momento sembra subire. Si può anche costruire finalmente un bel supporto dinamico, quindi diventa tecnicamente nuovamente ben analizzabile, quindi area supportiva di tenuta in zona 20 e 60, potenziale obiettivo l'area 22,14, 22 e 15, comunque trend caratterizzato da una bella costruzione tecnica. Azimut più 0,18 è stata un po' la settimana delle sorprese su Azimut, che ha comunicato comunque, o meglio, ha vissuto un upgrade. E qui parliamo poi sempre delle banche d'affari, sul fatto che probabilmente riuscirà ad elaborare barra digerire meglio la nuova normativa ESMA MiFID cantando, e quindi tecnicamente è arrivato un upgrade che in un titolo molto compresso al ribasso ha provocato immediatamente un movimento di ricoperture e di chiusure probabilmente di tantissimo short. Per me è ancora una fase in cui vale la pena di valutare, di stare fermi. Evidentemente ci fosse un'ipotesi pullback in questa zona, potrebbe essere un buon trampolino di lancio, ma onestamente mi sembra che il rimbalzo attuale sia un po', come dire, pilotato da questa, diciamo, notizia quasi ad orologeria, perché il titolo, come vedete, è messo davvero male, ha perso il 50% del suo valore praticamente dall'anno passato. Dopo Azimut, darei un'occhiata a Banca Generali. Anche in questo caso c'è una situazione molto simile a quanto appena detto riguardo ad Atlantia, cioè una sorta di attrazione verso questa resistenza. Come vedete, c'è una resistenza dinamica abbastanza evidente qui in zona 21,50. D'altra parte il titolo si presenta in divergenza ribassista. Adesso bisogna vedere a livello temporale quale delle due strutture prevale. Ripeto, a livello temporale, perché mi sembra abbastanza scontato che se anche Atlantia dovesse, scusatemi, Banca Generali dovesse arrivare verso la resistenza, cosa che non escluderei, dopo, stante la divergenza, molto probabilmente innescherà una bella correzione. Evidentemente potrebbe partire prima, stante la divergenza, ma servirebbe un mercato meno tonico di quello che è attualmente, perché va riconosciuto che in questo momento il mercato è tonico. E quando vi dicevo appunto della impostazione short del mio portafoglio, pensate che io ho shortato Banca Generali il 22 di gennaio, quindi diversi giorni fa. E in buona sostanza siamo sempre lì. È vero che da un momento all'altro il mercato può accelerare e può andare a rivedere appunto al rialzo quella zona a livello di indice dei 20.250, però per il momento i giorni passano e la sensazione è che sicuramente il mercato non voglia scendere, ma d'altro lato mi sembra che le cartucce dei compratori si stiano un po' assottigliando. Boh, questa è una sensazione, spero non sia poi condizionata dal fatto che appunto a 19,5 onestamente mi sono messo short, quindi non vorrei che fosse quasi un conflitto di interessi nel fare l'analisi di oggi. Ma tecnicamente parlando, è da diversi giorni, credo possiate diciamo, convenire con me su questo aspetto. Basta guardare appunto, ad esempio, adesso abbiamo Banca Generali sott'occhio. È vero che è long, per l'amor di Dio, però fateci caso, sono 5 giorni che si muove in maniera estenuante fra area 21 e area 20 e 25, quindi la fase di spinta è stata quella che ha preceduto sicuramente questa zona di stabilizzazione. Qui viene da domandarsi adesso se questa zona laterale, che si configura come un wedge, andrà ad essere una figura di continuazione o di interruzione.
Onestamente, al momento non sono in grado di dirlo. Il dubbio che ho sulla qualità barra opportunità del mio posizionamento è un dubbio direi legittimo, perché a questo punto, secondo me, questo supporto in zona 21,50 attrae molto le quotazioni. Quindi il mio pensiero, contrario chiaramente in questo momento a quella che potrebbe essere la mia speranza, lo dico sinceramente, è che il mercato possa andarci verso quella zona di prezzo lì. Vediamo, vediamo nelle prossime ore, anche perché ho la sensazione che la giornata di oggi sia una giornata abbastanza decisiva, cioè o il mercato qui si aggancia a un qualche treno rialzista e riprende appunto a spingere verso l'alto, o credo che questa fase di lateralizzazione possa provocare e portare un po' di debolezza, anche perché per il momento il settore dei bancari è assente, nel senso che non aiuta certamente il nostro indice. Abbiamo poi il Banco BPM con un meno 0,20, qui la situazione negativa era e negativa è rimasta, quindi anche nel parlare di un'impostazione rialzista dei mercati nel medio breve, sicuramente evidente, c'è da dire che molti titoli sono rimasti al palo. Questi sono i famosi titoli che qualora il mercato a livello globale riprendesse una chiave di lettura positiva saranno comprati a mani basse, evidentemente. Dall'altro lato, in questo momento sono anche la palla al piede del listino stesso, sono i titoli che innescano, direi, dei legittimi dubbi. Abbiamo un mercato sui massimi relativi di periodo dopo il crollo di fine anno, abbiamo un mercato che ha recuperato il 50% del suo crollo su tutti i listini, compresi quelli americani e quelli di Francoforte, però abbiamo un mercato che, almeno per quanto riguarda l'Italia, sui bancari fa una fatica bestiale davvero ad andare a ricoprire le posizioni. E questo per noi italiani, per noi legati al FTSE MIB, deve essere un campanello d'allarme da non trascurare. Abbiamo poi Liberbanca meno 0,16, anche in questo caso la situazione rimane compromessa. Per poter parlare di una Biperbanca, scusatemi, che tenta un modesto tentativo di recupero, comunque un tentativo che abbia un senso, dovremmo vedere il mercato andare sopra 3,38, 3,40, cioè allorquando il mercato dovesse andare sopra questa resistenza dinamica di lungo, potremmo parlare di un tentativo serio di inversione. Altrimenti quello che vediamo, quello che potremmo vedere nel breve, è semplicemente una dinamica di reazione da eccesso di venduto, ma il trend che caratterizza il grafico di questo titolo è un trend sicuramente non rialzista, mi sembra di poter affermare. C'è poi Brembo, che ha disegnato per lungo tempo una grande zona di congestione rettangolare, aspetto che arrivino le quotazioni, eccole qua. Sta continuando a lavorare, se vogliamo, in questa grande flag, in questa grande bandiera che ne ha contraddistinto i corsi recentemente. L'impressione è che si sia bloccato tutto. Voi l'audio vi arriva in maniera corretta? Perché sto sperimentando dei problemi di connessione. Grazie, grazie, perfetto. Siete tantissimi anche oggi, però come vedete la piattaforma si è piantata. Adesso la facciamo ripartire, non è un grande problema, però temevo fosse un problema di connessione. Ok, buongiorno Salvatore, anche a te. Scusate, niente, niente da fare, in questi casi la migliore cosa è molto volgarmente chiudere e riaprire. Un po' di pazienza. È già pronta ovviamente la piattaforma per l'Intermarket, ma voglio continuare in questa speciale piazza affari, almeno come apertura. Poi andremo a vedere anche il DAX, non c'è dubbio assolutamente, Salvatore, non preoccuparti. Ripercorriamo il solito copione, però come abbiamo detto oggi abbiamo iniziato alle 9 proprio per vedere tutti insieme come si muoveva piazza affari, perché io sono in una situazione abbastanza complicata. Da un lato, sono consapevole che il presupposto operativo su cui sono entrato, quindi che la resistenza 19,5 respingesse il mercato, è venuto meno, quindi palesemente posizionamento errato, mica ci sono problemi ad ammetterlo. Dall'altro però poi guardo il portafoglio costruito e nonostante appunto il mercato mi dia torto oramai da 5-6 giorni, i prezzi sono sempre là. Quindi sono sempre sul filo di lana dell'indecisione. Di sicuro ho fatto bene a non rincorrere il mercato, quindi a non invertirmi al rialzo, perché se è vero che non perdo molto sugli short, non avrei guadagnato abbastanza sui long. D'altro
Dall'altro lato però è una posizione scomoda perché io sono un fondamentalista. Se entri con un presupposto, il presupposto viene meno, anche se il mercato non ti bastona, stai lavorando in una situazione psicologicamente non confortevole. Quindi mi dà molto fastidio questa dinamica mercato ed è il motivo per cui oggi ho voluto analizzarla insieme a voi, un po' per cercare una quadra a voce alta, se vogliamo. Quindi ribadisco su Piazza Affari, spero si verifichi questo indebolimento. C'è da dire doverosamente che la mia idea l'ho cannata perché a 19,5 non si è fermata e adesso però sul filo di lana, visto che gli stop non scattano, spero che il mercato inneschi questa benedetta divergenza ribassista, breccando il supporto e venga giù. Tutto qua molto banalmente, però recito chiaramente un atto di ammissione. Io questo ribasso l'ho anticipato sicuramente. Adesso vediamo se ne riesco fuori bene, ma decisamente l'ho anticipato. Detto ciò, ero arrivato, scusatemi, a Brembo, se non ricordo male, e la piatta si era piantata, eccola qua a Brembo, anche su Brembo decisamente vedete un grandissimo e tradabilissimo laterale, quindi zona di accumulo in area 8,75, zona di vendita 10,25, occhio perché fa capolino, bella evidente direi, una divergenza ribassista. Vi ricordo che la struttura divergenziale prevede i massimi crescenti sui prezzi e i massimi decrescenti sull'indicatore. Oramai lo dico a memoria, questo sono venuto fuori da una 3 giorni di coaching fantastica con 4 persone che sono state qui a Lugano con me per appunto 3 giorni e su divergenze abbiamo fatto il macello, ci cioè abbiamo lavorato tantissimo. Ed è anche il motivo per cui lunedì non ho potuto fare market talk. È finita ieri sera, stanchi, ma credo davvero soddisfattissimi. E questa è una figura di cui parlavamo anche ieri, al di là del trend laterale evidente, questa è una bella divergenza che potrebbe funzionare. Certo, Brembo non è un titolo notoriamente speculato barra speculativo. C'è poi Buzzi Unicem, meno 0,30, bella upside, bellissimo, lo vedevamo sempre anche questo in coaching, molto bello il pullback rialzista che ha fatto appunto Buzzi Unicem, perché non solo ha rotto al rialzo, però dopo la rottura ha fatto un perfetto pullback, il pullback è coinciso con l'arrivo del titolo in vicino alla zero line del CCI, quindi c'è davvero tanta roba su questa dinamica tecnica di mercato, il che onestamente me lo fa apprezzare molto come grafico operativo che segue un po' quelli che sono i parametri che mi interessa normalmente utilizzare. Anche in questo caso segnalo però di stare attenti perché c'è divergenza ribassista. Vedete, queste sono poi le motivazioni che mi portano un po' a tenere sul portafoglio short, perché su molti titoli vedo davvero fioccare divergenza ribassista. Questa è la grandiosa Campari, diventa debole sotto 7,70. Questa è CNH Industrial, ad esempio, questa l'ho shortata e sto guadagnando. Il doppio massimo è bello, davvero molto bello. L'altro giorno ha preso una bella imbardata al ribasso. Perché devo chiudermi adesso? Perché ho sbagliato l'analisi dell'indice. A livello di stock picking, questa è un'azione che dovrebbe venire verso area 8. Quindi questo short me lo tengo molto volentieri. Evidentemente mi va a compensare posizioni meno brillanti su altro, perché se io adesso mi chiudo il CNH posso magari compensare due titoli che invece non vanno allo stesso modo. Ma dal punto di vista pratico è un perfetto doppio massimo in una zona di accelerazione positiva in cui il titolo legittimamente potrebbe andare a realizzare pullback e ritornare long e quindi un'ipotesi short che preferisco mantenere. Nonostante mi potrebbe far comodo chiuderla. Per quanto riguarda Diasorin, meno 1,41, scusatemi, più 1,41 oggi, ma come vedete, orientata benissimo, davvero benissimo al rialzo, quindi il titolo è in un trend di accumulazione innegabile. Fa capolino anche in questo caso una divergenza ribassista, il che induce alla riflessione. Gianni mi dice: buongiorno Pietro, anch'io uso il Visual Trader e guardo molto il Kaji sul 24 ore che lavora bene su questa piattaforma. Sul FIB mi dà 20.250 che hai adesso segnalato. Che ne pensi? Sono notoriamente un grande utilizzatore o conoscitore del Kaji. Non è adesso il caso di confondere i partecipanti con questa visualizzazione, ma se ti dà quel valore sicuramente ha senso, è una tecnica straordinaria, ribadisco e sono contento che anche tu la prenda in considerazione. Però ripeto, non essendo molto nota,
parlarne o rappresentarla adesso indurrebbe più confusione che utilità. Ecco qui arrivato ad Enel, anche ad Enel, dico Nuntio Vobis, Gaudium non Magnum, che sono al ribasso anche su Enel, in questo caso perdo lo 0,81%, e voi non ci andreste al ribasso su questo titolo, cioè prescindendo dal 19,5 indice, io ho una persistente divergenza ribassista, ho un breakout del supporto avvenuto dopo stacco dividendo, ho il titolo che faticosamente ci ha messo 7 giorni o quasi a coprire lo stacco cedola e nel farlo realizza pullback ribassista. Io, anche se mi è venuta meno la componente iniziale e il presupposto iniziale operativo dello short, nel CNH me le tengo volentieri al ribasso, giusto per, ripeto, ragionare a voce alta. Quindi sono convinto che Enel possa correggere se va sopra i massimi stop, ma tecnicamente parlando qui di strada ne può fare, è abbastanza evidente il motivo e anche la costruzione tecnica. Abbiamo poi più Eni, meno 0,33, anche in questo caso attenzione perché potrebbe indebolirsi verso area 13,80-13,90, salvo che il mercato non ricicli pesantemente al rialzo, allora stappano tutti i massimi relativi di periodo e volano, questo è ovvio. Non ci sono vie di mezzo in questo momento, il mercato secondo me ha un po', il mercato in questo momento ha un po' le ore contate, in un senso o nell'altro, cioè perché market talk oggi alle 9? Perché secondo me è una seduta importante quella odierna, il mercato sta attraversando un periodo di lateralizzazione troppo lungo dopo la violazione di aree di resistenza importanti, quindi se non si muove a salire, questo diventa un falso breakout e viene giù come un sasso. Ed è il motivo per cui oggi siamo in diretta con mezz'ora di anticipo, niente di più e niente di meno. Fabrizio mi dice: sono al buy per adesso su Enel, ma su Enel allora chiariamo, ritorno un attimo sul grafico. Evidentemente il buy è stato il lato pagante, però le divergenze come i doppi massimi, i doppi minimi, i tripli massimi, i tripli minimi sono figure di inversione. Quindi io in questo momento sto lavorando su un'ipotesi di pressione ribassista, ma non c'è dubbio che l'operazione precedente, caratterizzata chiaramente da un trend costruito in maniera fantastica e caratterizzata dall'innesco di questo breakout resistenziale, sia stata ricchissima, quindi nulla da dire. Quello che posso dire è che onestamente tenere l'intera posizione adesso con divergenze e breakout del supporto, dopo stacco dividendo, probabilmente non mi sembra prudentissimo tutto qua, però fino ad oggi hai sicuramente avuto ragione tu, quindi tanto di cappello, chapeau. Detto ciò, andiamo a dare un'occhiata ad Exor che batte 54,68, direi anche qui fa capolino una logica divergenziale, però un po' come il nostro indice non ha sentito la resistenza, cioè si è portato al di sopra della stessa. E come vedete anche oggi 1,15 è positiva come tutta la galassia Fiat. Se ci fate caso abbiamo il FTSE bancario che perde lo 0,85 e Piazza Affari che riduce le perdite allo 0,14, grazie se volete alla galassia Fiat perché è l'unica che in questo momento sta tenendo. Ok? Bene, detto ciò diamo un'occhiata a Ferrari più 0,87, sono in ordine alfabetico la Fiat nel nostro listino, è una dietro l'altra. Se ci fate caso, Exor Ferrari Fiat più 0,87 Ferrari, ma in una zona direi neutrale. Molto più significativo probabilmente il grafico di Fiat, che attenzione, e questo è abbastanza evidente, tenta l'attacco alla resistenza dinamica. Allora voi direte: Pietro ha venduto, è short, sta sbagliando. Io ho venduto le Fiat a 14,60. Cioè io le Fiat le ho vendute a questi prezzi e nonostante, ripeto e ribadisco, l'indice poi mi sia rimbalzato contro di 2 punti, siamo ancora là, cioè ieri ero in guadagno su Fiat, oggi attacca la resistenza, ho venduto e lo rifarei 150 miliardi di volte. Quindi c'è poi sempre la capacità di andare a contemperare un'analisi sbagliata con una qualità nell'approfondimento dei singoli titoli, però per me una resistenza del genere su Fiat, evidentemente col presupposto che il mercato potesse scendere, era di vendere ad occhi chiusi. Infatti ogni giorno vado in gain, vado in loss. Adesso ci perdo lo 0,94% sul prezzo massimo di giornata di oggi, quindi direi davvero niente di particolare. Ricordo peraltro, per chi segue il servizio segnali o fosse interessato, che quando parliamo di perdere lo 0,94% su Fiat, noi investiamo sui singoli segnali 1/10 del portafoglio di riferimento. Quindi lo 0,94% di Fiat diventa sul portafoglio globale 1,009. Insomma, prudenti, 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 e questa prudenza comunque il 13% ce l'ha fatto fare questa. Quindi avanti così, avanti a tutta. Detto
C'è poi fine, evidentemente, completando l'analisi sul Fiat, sta, come dire, in questo momento sostenendo Piazza Affari, non c'è dubbio, mi sembra. Pensate se oltre alle banche negative anche Fiat lo fosse, e come vedete adesso attacca la resistenza, quindi occhio a un'eventuale chiusura di Fiat sopra la resistenza, perché gli farebbe fare uno strappo interessante, probabilmente ancora al rialzo. Fineco Banca è moderatamente negativa, non mi sembra che abbia tenuto, o meglio, subito l'arrivo in area 10, 10 e 10, dove c'è uno statico abbastanza evidente. Generale Assicurazioni, meno 0,16, direi nulla di che, grande ipercomprato. Possiamo iniziare a parlare su generali di doppio massimo? Ma potenzialmente sì, direi. Quindi, ancora una volta, a livello direi ragionevole, chi oggi avesse avuto la capacità di sfruttare tutto questo trend rialzista, qui un pensierino, non dico allo short, ma una parziale presa di beneficio sull'azione, probabilmente dovrebbe opportunamente farlo. Quindi, boh, pensiamoci, riflettiamoci, perché questo è potenzialmente un doppio massimo sui generali. E la spinta che ha sviluppato precedentemente non è una spinta modesta, è una spinta notevolissima, il che fa pensare che qui una fase di rallentamento, se non di inversione, ci possa anche essere. Quindi prudenza. Arriviamo a una delle big bank, Intesa San Paolo. Pietro l'hai shortata? Sì, è evidente. Come può Pietro non shortare divergenza ribassista e un crocevia di resistenza di questo tipo? Quindi sì, sono short su Intesa San Paolo. Vediamo quanto batte adesso 2.036. Oh, 2.036, l'ho venduta a 2.028, perdo lo 0.42 e sono short oramai sempre dal 22 di gennaio, quindi da diversi giorni. E come vedete si sta avviando la ragazza. Se si avvia, come penso, al ribasso, va a target in area 1.97-1.98. Quindi ancora una volta questa dicotomia fra un indice che sembra resistere, però se non ci fosse Fiat, punto interrogativo. Dove sarebbe oggi Piazza Affari? Questa è la domanda con cui io chiaramente nelle ultime ore mi sto un po' confrontando abbastanza frequentemente. Questo è Italgas, anche qui una situazione di ipercomprato particolarmente violenta ed evidente. Pensate, su Italgas sono al ribasso dal 17 di gennaio. A questi prezzi, estenuante. Non lo farò mai più, quindi non shorterò mai più un'utility difensiva come Italgas, perché dal 26, dal 17 gennaio sono short a 5,2460, perdo lo 0,30. Tra un po' vi faccio vedere tutto il portafoglio, non è un segreto, ma vi ho già sostanzialmente detto tutti i titoli, quindi mi sono veramente stufato e non vedo l'ora di uscirne. Juventus Football Club finalmente corregge, non perché, perché sono anti-juventino e lo fa su una logica divergenziale, quindi una logica divergenziale ribassista con breakout del supporto, così imparano a battere il Milan, viene giù, niente di particolare, area di supporto 1.1250, Leonardo meno 0.63, respira dopo il forte breakout, però mi sembra una figura di inversione importante, onestamente. Vedo arrivare molte domande, molte persone, quindi un po' di pazienza, fra un po' inizio a rispondere a tutti. Completo prima l'azionario. Mediobanca, meno 0,61, anche qui io oramai sono pieno 8, no? 7 titoli a ribasso su 10, quindi direi che sono short abbastanza, 70% short. Altrimenti Mediobanca l'avrei venduta adesso. Anche in questo caso, a un occhio non attento non la vede, ma questa è una divergenza ribassista con breakout di supporto, per me è uno short Mediobanca. Non c'è dubbio. Moncler più 4,30, continua nella fase di recupero violentissima e può tranquillamente arrivare a 35-35,50. PL Company ha sentito la resistenza. Allora qui ritorniamo sempre alle regole che ci annoiano. Trend is your friend. Resistenza, resistenza, appena rappizzicata qui la terza volta, terzo punto di impatto, peraltro in divergenza ribassista, come vedete, la divergenza fa il suo lavoro. Poste Italiane meno 0,29, prudenza, ipercomprato, evidente. Prismian sotto resistenza, quindi non sono avvezzo a usare Prismian come titolo short, onestamente, neanche long, non lo trado sostanzialmente mai, non ricordo operazioni nell'ultimo anno, però questa è una bella resistenza, quindi chi ce le ha lo tenga presente, potrebbe rallentare qui. Ricordate 0,77. Pullback sporco al rialzo, Ferragamo, scusatemi, no, Saipem, eccola qua,
sempre bella, sempre tonica, sempre in questo momento in attesa di news dal petrolio, ma ha fatto già tanto, lo ha fatto tecnicamente in maniera ineccepibile. Ferragamo, dicevo, più 4,15, rimbalzo da 17, ma è un recupero del gatto morto, ne ha di strada da fare per ritornare comprabile. Snam Rete Gas un po' come Italgas, lo sappiamo, sono due gemellini su massimi assoluti, vertigini da ipercomprato, forse. STM più 1,95, il breakout di area 12 e 10, 12 e 20 è stato sicuramente una figura di inversione e a quanto pare gli investitori ci credono, no? Vedo che molti stanno entrando adesso in webinar, stiamo raddoppiando, mi dispiace, ma io ho mandato l'avviso a mezz'email che partivamo alle 9. I feel sorry, ma stiamo registrando tutto, quindi eventualmente poi se masochisticamente volete rivederla potete andare nell'area video di Purple e trovate la registrazione. Dicevo di STM 14.09, l'innesco è stato il breakout di 12.20, 12.30 ed è palesemente un titolo che ha iniziato a invertire al rialzo. Adesso vediamo come costruirà questo rialzo. In questo momento non vedo particolari ostacoli sulla strada del recupero, però nel breve sicuramente ipercomprata. Telecom Italia, ho scritto un articolo che da quanto mi dice Trend Online è il più letto da diversi mesi oramai, quindi ha scalato tutte le classifiche sul disastro Telecom e sul fatto che a volte ci innamoriamo dei titoli. La Telecom che anche io da ragazzo tradavo non è la Telecom attuale, è il fatto che quella Telecom sia scesa da 9 euro a 0,45. È motivabile col fatto che l'hanno sostanzialmente smembrata pezzo per pezzo, mese per mese, anno per anno. Quindi è un normale titolo, si può fare speculazione, ma ipotizzare che per un motivo più o meno logico ritorni ai fasti come prezzi del passato non avrebbe assolutamente nessun senso. Quindi se le avete a prezzi di carico superiori a 3-4 euro per azione, purtroppo so che è così. Mi dispiace, ma o ve la tradate avanti e dietro e riuscite ad abbattere un po' il prezzo di carico, oppure non vedo grandi speranze di recupero. Tenaris 009, anche qui si mantiene in una dinamica rimbalzista, ma non perde forza per ora. Terna 033 come Snam, super, super, iper, long, long, long. UBibanca meno 0,39, qui ritorniamo a questo evidente differenza fra i grafici che osserviamo di utility, di settore del lusso, di industriali come Fiat e quelli delle banche. Quelli delle banche sono tutti orientati verso il basso, il che fa pensare che se ci sarà, non so per quale motivo, non credo onestamente, lo sapete come la penso, ma se ci sarà un ritorno dei mercati in una dinamica rialzista, le banche guideranno per forza le danze, perché se si muovono loro si muove di nuovo tutto. UniCredit meno 1,15. E anche in questo caso mi sembra che nella fase comunque positiva di Piazza Affari non abbia neanche avvicinato la resistenza dinamica. Questa a casa mia non è un buon segno, almeno non per Piazza Affari. Unipol 0,97 meno. E infine Unipol SAI, su cui sono in prossimità di un perfetto doppio massimo. Io ho venduto Unipol SAI, è l'ultimo dei titoli su cui dichiaro pubblicamente il mio posizionamento short. C'è divergenza ribassista, c'è doppio massimo. Come vedete, non molla la presa, la maledetta. Però, se non si vende un titolo a questi livelli, ditemi voi quale si vende. Adesso posso pubblicamente darvi il mio portafoglio, non ci sono segreti, eccolo qua, sono al ribasso come vedete oramai dal 22 di gennaio con l'eccezione Italgas che addirittura mi vede short dal 17 e nonostante questo ribasso sia partito con un indice in area 19.500, come vedete a livello cumulativo e ricordando che ogni titolo afferisce sull'andamento generale per lo 0,10% della sua redditività o della sua minus realizzata, siamo ancora lì. Qui basta veramente uno schioccare di dita per far scattare degli stop che ho messo molto vicini, proprio perché non avevo particolare fiducia, quindi si può anche fare dei tentativi ma mettendo degli stop più stretti dell'abituale, ma se il mercato come sembra oggi poco poco inizia a ripiegare, probabilmente dopo qualche giornata di troppo di sofferenza mi vado anche a divertire. Tutto qua, questo per dire cosa? Che non sempre ci si prende,
ma molte volte anche nello sbagliare si può costruire l'errore, fra virgolette, permettetemi questo ossimoro, in maniera corretta e quindi pur sbagliando un'analisi sulla portante, perché l'ho sbagliata nel nostro indice che non credevo superasse così facilmente 19,5, poi la costruzione dei sottostanti su cui ho appoggiato questa ipotesi a quanto pare è stata abbastanza accurata e mi vede ancora lì che traccheggio fra il più e il meno, ma senza particolari problematiche. Oggettivamente, se quando sbaglio, sbaglio così, ci metterei la firma tutta la vita. Mauro mi chiede di Intesa, ovviamente le abbiamo fatte tutte, ma velocemente su Intesa sono short anche io, divergenza ribassista e crocevia di resistenze. Evidentemente se supera area 2.07 si va in stop veloci, si va addirittura in reversal long, secondo me, però è sintomatico che Intesa sia arrivato su questo, ripeto, crocevia di zone di resistenza e oggettivamente le stia sentendo. Potrebbe anche essere la sorpresa positiva, nel senso che da qui potrebbe virare velocemente al rialzo. Ok? Max, anche su Eni ci siamo già passati e parlavamo di un grafico con una chiara predisposizione. Non posso ripetere tutta l'analisi, ragazzi, mi dispiace che siate entrati in ritardo, però ho avvisato che partivo mezz'ora prima. Eccola qua, su un grafico che chiaramente un po' come Saipem, dopo una spinta rialzista dovuta al recupero recente del petrolio, sta aspettando nuovi input. Quindi onestamente non riesco a dargli una lettura particolare. È in una fase evidentemente di indecisione che ha portato, forse ecco, quando il daily non ci aiuta molto, se scalo in H4, giusto questo per sperimentare una logica alternativa di analisi, sperando che la piattaforma si dia una mossa, eccola qua. Quello che sul daily non si vede, invece è abbastanza evidente in H4, lo vedevo con un occhio abbastanza allenato, ci stiamo muovendo in questo triangolo, quindi evidentemente può essere, sembrerebbe un triangolo di continuazione, il che mi fa pensare che se Eni dovesse riuscire a portarsi sopra 14,60 e poi 70 potrebbe accelerare di nuovo al rialzo, ma sappiamo tutti quanto sia sensibile evidentemente all'andamento generale del petrolio. E quanto pesi Eni nel nostro FIB perché è il titolo più rappresentativo di Piazza Affari. Questo peraltro è Piazza Affari in H4, quindi il nostro FTSE in H4 e come vedete nella mia battaglia dal 22 di gennaio anche in H4 siamo in divergenza ribassista. Gianni mi dice, ritieni importante, vediamo di che cosa sta parlando, volentieri. Sì, la ritengo molto importante. Gianni fa una domanda molto interessante, oltre che una grande affermazione, ieri grande Milan, sono d'accordo. A parte gli scherzi, domanda interessante. Ritieni importante la chiusura della candela mensile di Piazza Affari, praticamente entro domani, che sta chiudendo, coprendo completamente il corpo della precedente? Tecnicamente questo viene definito bullish engulfing pattern, quindi io non sono un fan del candlestick, o quantomeno non di questo tipo di rappresentazioni, preferisco guardare solo martelli impiccati, quindi Engine Man and Hammers, però non c'è dubbio che questo sia molto significativo, ma d'altra parte lo stiamo dicendo che il rimbalzo sta andando, almeno per quanto mi riguarda, oltre le mie aspettative. Quindi è sicuramente una candela importante. Che poi abbia una logica predittiva o di sviluppare qualcosa di profondo, io onestamente non me la sento di affermarlo perché non sono un cultore di questo tipo di analisi, ma è un pattern che conosco e in effetti si sta verificando e quindi ringrazio anche Gianni per averlo sicuramente segnalato. Resto sempre dell'avviso che il mercato non abbia completato il suo disegno, da questo grafico mensile si vede, cioè per me Piazza Affari avrebbe legittimamente potuto sviluppare questo rimbalzo dopo aver testato area 17.000, cioè in questo momento io sono sempre convinto che il mercato voglia completare i suoi disegni, quindi è ovvio che non è che rimango short fin là, non lo sto dicendo perché sono short, però guardate questo grafico che magari molti sottostimano e domandatevi se non è legittimo pensare che il mercato possa tentare un test del terzo punto di contatto. Tutto qua la lasciamo come ipotesi, speriamo remota. Alberto dice, interessante il movimento dell'indice inglese di oggi rispetto agli altri, recupera la maggiore discesa dei giorni scorsi rispetto agli stessi. Beh, recupera sicuramente lo scenario Brexit in cui, a quanto pare, quindi direi che è ovvio che vada a riallinearsi perché adesso si chiederà alla Unione Europea una Brexit più soft,
come sapete, o comunque di revisionare la storia della Brexit. Scusatemi un attimo. Perdonatemi, quindi ritengo che il movimento di recupero sia appunto dell'Eurostock sia decisamente determinato dall'ipotesi che a livello complessivo si vada a negoziare con l'Europa, che a quanto pare però non sarebbe molto d'accordo, il che mi sembra anche tutto sommato giusto, se mi permettete, da europeo. Se vuoi uscire, parli. Le regole sono quelle, non è che esci e non paghi il conto al cameriere, eh no. Paga il conto, lascia la mancia e poi fai che cazzo ti pare. Scusate la volgarità. Quindi, ritornando e chiudendo l'analisi, una piazza affari in divergenza ribassista, una piazza affari che mi ha sorpreso sbriciolando area 19,5, ma che comunque nel farlo non ha evidentemente rotto gli argini, andando subito a posizionarsi su quello che poteva essere un target resistenziale legittimo, ossia la zona dei 20.250 punti. Siamo, a mio parere, direi a livello grafico, evidentemente in una zona neutrale tra un target rialzista 22.50 e un pullback short in area 1900-1950, e sottolineo alla luce di questa analisi generale che se non ci fosse stata oggi la Fiat a tirare avanti la carretta, boh, chissà Milano come starebbe andando. A riguardo sul concetto di come starebbe andando, andiamo subito quindi a vedere che cosa stanno combinando gli altri, in particolare Francoforte. Ecco il grafico di Francoforte. Anche su Francoforte vado ad evidenziare una divergenza ribassista e su Francoforte peraltro si è costruito un supporto dinamico molto ma molto bello. Quindi secondo me questo è un grafico abbastanza facile. Divergenza ribassista c'è, quindi induce, diciamo così, a pensare che ci possa essere una correzione. Dall'altro lato c'è un supporto dinamico altrettanto pulito e ben visibile, quindi io sono portato a pensare che una chiusura di Francoforte sotto area 11.100 innescherebbe una correzione abbastanza interessante. Questo mi sembra che dica il grafico giornaliero. Quindi evidentemente un trend long, evidentemente una potente ricopertura del ribasso che abbiamo avuto da inizio, diciamo, il famoso mancato rally di Natale, però mi sembra giusto e doveroso ricordare che la dinamica di ricopertura del post rally è stata anche abbastanza violenta. Se voi guardate il grafico di lungo termine, vi rendete conto che questo non è un recupero da niente. Bellissimo peraltro sul grafico mensile e settimanale che state osservando adesso, chiaramente il discorso della divergenza rialzista. Quindi davvero tutto bello e bei riferimenti tecnici, come sempre devo dire sul DAX di Francoforte, che ci regala sempre una lettura tecnica insieme allo Standard & Poor's di altissima qualità e molto migliore di altre. Sì, siamo su scadenze tecniche sul Bund, quindi nulla di legato alle quotazioni. Quindi tecnicamente parlando, attenzione chiaramente a questa dinamica che sta interessando Francoforte, apparentemente è in divergenza ribassista, non apparentemente, è in chiara, netta, secca, pulita, bella divergenza ribassista, e se rompe area 11.100 per me corregge e corregge anche pesante. Siccome è salito quasi in un reverse alla V senza lasciare o fare prigionieri, altrettanto mi aspetto che se dovesse correggere un test di area 10 e 9 dovrebbe farlo facilmente sul primo livello di Fibonacci e dopo anche 10.008. Ma è giusto ed è doveroso segnalare, questo come per Milano, che per il momento, anche se vacilla un po', rimane orientato al rialzo. Un sostanziale nulla di fatto anche al settore valutario, perché guardate il mostruoso laterale di dollaro yen. Indica che chiaramente il dollaro non sa che strada prendere, viceversa l'euro ha vissuto in questi giorni un po' di volatilità rialzista,
sia perché appunto il dollaro non sta brillando, sia anche per le vicende Brexit, indubbiamente impatteranno e impattano anche sulla valuta nostrana. Dal punto di vista grafico, mi sembra che l'euro possa andare verso aree 1,1490, 1,15, dove poi incontra più di una resistenza e probabilmente lì potrebbe fare una sorta di target point, un pit stop per distribuire un po' il forte ipercomprato che si sta caricando. Ma direi che il grafico davvero più importante, più eclatante degli ultimi giorni e che deve ancora una volta indurvi a pensare, perché io ragiono guardandomi a 360 gradi, 370 secondo un ministro pentastellato, quindi mi guardo attorno a 370 e anche 380 gradi e mi sembra che il gold, questa benedetta super resistenza che sembrava una follia qualche tempo fa in area 1350 la voglia proprio andare a fare. Cioè, ragazzi, questo non perde occasione per riaccumulare al rialzo. Quindi possiamo davvero, e lo si vede bene su Weekly, parlare di un'inversione di lungo, e credo però, come detto nel coaching, che se dovessimo impostare, cioè se noi dovessimo oggi dire, se mi doveste chiedere, quale pensi che sarà l'evento caratterizzante il 2019 a livello intermarket, cioè dove vedi che i mercati diventano chiaramente long o chiaramente short? Beh, io dico che l'ultima chiamata sarà in area 1350 di gold, nel senso che ipotizzo uno scenario di questo tipo: se il gold arriva a 1350 e così come è salito innesca la discesa, l'azionario, a mio parere, vola. Perché ricordo che un gold che scende vuol dire bene rifugio in ritirata, ma vuol dire anche dollari in rafforzamento. Se viceversa il gold sente la resistenza, arretra un po' e poi la sfonda, allora per me l'azionario è spacciato per anni, non per 10 giorni o per un mese o per due. Quindi credo che l'evento caratterizzante il 2019 sarà osservare il market driver oro e l'eventuale movimento che lo stesso lo farà allorquando approccerà questa grandiosa resistenza. Quando arriva qui, io non so contestualmente i mercati azionari come ci arrivano, no? Tecnicamente direi che se il gold va verso 1350 l'azionario nel frattempo dovrebbe scendere, però mi sembra oramai quasi come dire, una tirata a completare questa figura. Quindi quando arriva a 1350 il gold, 1350 dollari oncia, ovviamente, secondo me si decide il destino dei mercati azionari e del rischio in generale. Se sente 1350 e come ha fatto già in passato, in verità, poi mette a segno una bella correzione, quindi rimane sotto schiaffo della resistenza. L'azionario ha possibilità di volare insieme al dollaro, ma se poco poco quel 1350 lo va a violare, ancora facciamo veramente fantaborsa, lo va a violare e poi fa pullback e riaccelera, io vi posso garantire che se un gestore di grandi asset finanziari dovesse vedere un movimento del genere, breakout, pullback e ripartenza, lui chiama la sala operativa e dice short, 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 short. È l'unico grafico, onestamente, che mi trasferisce la sensazione dell'importanza di quello che potrebbe accadere e di quello che sta facendo. D'altra parte, ritornando al breve, come faccio a comprare rischio se vedo che il gold sale in questa maniera? E quindi perché devo chiudere i miei short? Non sono convinto. Qui c'è solo un grande ipercomprato, ma io per il momento non sono assolutamente convinto che vada come dire, a mollare, ho l'impressione che vogliono completare la strada. Evidentemente si sta creando, Riccardo, bravo, divergenza ribassista, ma questa è una creazione di divergenza ribassista. Vi ricordo, guardate il nostro indicatore sul gold, ha segnalato la divergenza short qui e ha segnalato la divergenza long qua. Per il momento sta creando questi pallini rossi, sono le zone di ipercomprato, quindi segnala eccesso, ma non divergenza. E infatti la divergenza è in costruzione. Tecnicamente il mercato deve adesso fare un nuovo massimo sui prezzi e non sulla divergenza, e magari poi arriveremo, perché no, in caso di eccesso, Riccardo, una fase notturna di volumi scarsi ci fa una shadow fino a quassù, ci fa una bella divergenza ribassista, l'oro crolla e l'azionario inizia a volare. Non escludo nulla, anche perché, come potete notare da precedenti situazioni grafiche, quello che vi sembra uno spazio prezzo enorme, quindi una candela enorme. Guardate questa. Di candele strane, guardate questa. Il gold ne fa. È illiquido. Perciò io lo guardo più dal livello di interesse personale che speculativo. Ma di sorprese profonde ne ha fatte tante. Quindi non escluderei che
tentino con un eccesso di completare questo test per tassare il posto a tutti gli operatori, probabilmente. Questo è quello che mi viene in mente. Mentre parlo, vedo che il DAX recupera un po', il petrolio è sempre in un trend di lateralizzazione dopo la prima ondata rialzista, ma ripeto e ribadisco, per me ha invertito al rialzo, mi sembra abbastanza evidente questa inversione rialzista. E basta, per quanto mi riguarda non ho altro su cui confrontarmi con voi. La sterlina, giusto per curiosità, dopo che gli inglesi hanno fatto l'ennesimo tentativo di retromarcia, io devo dire la verità che in questi giorni mi sono divertito sull'euro GBP, ho guadagnato benino con l'expert sulle divergenze su euro GBP, chiaramente ha dato soddisfazione. Mi sono sganciato ieri perché non mi piace trarre le notizie, quindi ieri ho spento la meccanizzazione, non so cosa ha fatto nel frattempo, ma prudentemente non ci sono rimasto dentro. Questa è la sterlina in H1, come vedete tenta di invertire al rialzo, ma è abbastanza evidente che la struttura portante è sempre stata quella fantastica tenuta di area 1,24, tutto il resto è una storia relativa. Parlavo di EURGBP perché l'ho tradato, perché in H4 aveva presentato una fantastica divergenza rialzista e quindi quando poi ha breccato la resistenza ci siamo divertiti a comprarne ed è stata una brillante, direi, operazione. E divergenza beccata davvero in maniera millimetrica. E poi Giorgio mi chiede lo Standard & Poor's 500, volentieri. Eccolo qua, Standard & Poor's 500 per Giorgio. Questo è il grafico giornaliero dello stesso. Anche in questo caso, evidentemente, ha recuperato di tutto l'intero ribasso. Ha recuperato ben oltre, pensate voi, il 50%. Quindi, non si può trascurare quello che l'indice americano sta facendo, annullando una sbandata ribassista partita a fine novembre, durata tutto Natale. E dal punto di vista pratico, se lo guardiamo in H4, però un po' di paura la fa, direi, no? Cioè ci sembra palesemente ipercomprato. Al di là di questa trend line che il computer traccia veramente malissimo, mi sembra che la configurazione attuale dello Standard & Poor's sia abbastanza chiara. Abbiamo un tappo resistenza statica a 2670 punti e abbiamo un'area supportiva triangolare altrettanto precisa che segna 2600, vediamo 2630, 2628. Quando buchiamo da uno di due lati questa fase di congestione, che tecnicamente sembra una figura di continuazione rialzista, comunque quando bucheremo uno dei due lati, quella sarà la direzione su cui andare, secondo me, a posizionarsi. Nella fase attuale mi sembra una zona neutrale, no, non mi posizionerei onestamente né al rialzo né al ribasso. Romeo mi chiede di dare un'occhiata a USD CAD. USD CAD. Sarà bella questa piattaforma, però non mettere l'ordinamento per nome è veramente da cerebrolesi. Un giorno ci vado nella sede della MetaQuote, te lo sono ripromesso, perché fanno delle cose belle, ma fanno anche delle cose allucinogene. Rimettiamo l'ordine così. Vabbè, l'analizzo non sul flusso S&P, è la stessa cosa. Questo è USD CAD, ne abbiamo parlato in un recente passato sulla forte correlazione, ovviamente inversa con il petrolio. In effetti, quando il petrolio ha fatto il minimo, USD CAD era sul massimo e viceversa. In questo momento sta correggendo dai recenti massimi, in linea con la perdita di forza un po' del petrolio. Mi sembra, vediamo, sì. No. Onestamente non è che mi trasferisca chissà quali sensazioni particolari. La correzione mi sembra perfetta ed è innescata appunto dal petrolio che ha rimbalzato prepotentemente dai minimi. A questo punto la correlazione è conclamata, ma questo già lo sapevamo, perché se voi correlate, vedete, non so se qui ho l'overlay chart, sì, se noi sovrapponiamo a questo grafico quello del petrolio, con questo piccolo indicatore, eccolo qua, quindi gli mettiamo il crude oil.
ci rendiamo conto che chiaramente a massimi dell'uno corrispondono minimi dell'altro e viceversa, quindi la correlazione è inversa. Il che fa pensare che più che essere due sindacati muoversi, è il petrolio che determinerà, il petrolio è in giallo-verde qui. Quindi se il petrolio supera questa congestione e si mette a salire, USD CAD te lo trovi velocemente in area 1,31-1,3090. Viceversa, chiaramente avverrà il contrario, però in questo caso mi sembra davvero che sia impressionante la correlazione inversa e cambia chiaramente lo spazio di interpretazione delle direzioni, perché uno è un asset più volatile dell'altro, ovviamente, ma sul fatto che ci sia correlazione inversa o negativa, non credo che ci siano grandi dubbi. Onestamente, questo era per evidenziarvi la correlazione. A livello certistico, posso pensare appunto che vada a completare in area 1,3070, 1,3080 il rimbalzo appena iniziato. Ma perché ciò avvenga, deve esserci un rimbalzo del petrolio. Ok? Concludo come abbiamo iniziato con un'analisi del nostro indice, che avevo detto poc'anzi che vedevo rimbalzare il DAX. In effetti, anche Milano si riporta in territorio positivo, più 0,14. Lo spread, ricordate, il fantomatico spread non è un problema perché chiaramente abbiamo abbandonato delle aree di profondo pericolo sul Bund. Non so se ho la quotazione in real time con questa piattaforma, temo di no. No, confermo, ditemelo voi. Io ho 165,035 battuta ferma. Mi sembra sul Bund, mi sono già espresso. Qui non ce l'ho in real time, mi spiace. Mi sono già espresso. In passato, per me, prescindendo da motivazioni tecniche, è un asset rifugio su cui affluisce liquidità in fuga dal rischio o in fase di parcheggio. Quindi prescinderei dall'analisi tecnica e rileverei che purtroppo per chi vuole fare lo short deve pensare al fatto che qui vanno a finire i soldi di chi non sa che cosa fare. Quindi non segue in questo momento palesemente le regole basiche dell'analisi tecnica. È successo già quando ci fu la crisi Lehman Brothers, che i capitali cercavano una piattaforma rifugio e di parcheggio e scelsero il Bund. Mi sembra, e questo lascia anche presagire che non è che ci sia tutta questa euforia in giro, che stia succedendo più o meno la stessa cosa, anche se in maniera molto, molto più blanda. Vi ricordo, perché vedo che molti di voi a volte arrivano in ritardo, vi ricordo che noi abbiamo creato un'area delle registrazioni del Market Talk. Quindi potete tranquillamente, se vi va, rivedere già fra pochi minuti, in verità, il video di questa puntata. Il link è questo, ve lo sto passando adesso. Ecco, l'area è questa che vedete qui, vedete? C'è quest'area e qui ci sono tutti gli ultimi market talk che io adesso andrò a caricare questo. Vi passo il link. Ve lo metto qui in chat. Ricordatevi che se qualche volta vi capita di perdere la puntata, ecco, entrando qui, provateci e datemi un feedback se funziona, per favore. Entrando in quest'area dovreste vedere tutti i market talk che stiamo iniziando a salvare. Mi date un feedback per dirmi se funziona. Vi do anche un secondo link per chi partecipa all'Academy. Oggi quinta puntata e andremo a parlare finalmente anche. Perfetto, Carlo mi dice che funziona. Vi do anche un secondo link dell'Academy, la parte chiaramente free. Eccola qui, Purple Trading Academy. Abbiamo già fatto quattro puntate, stasera c'è la quinta e anche in questo caso vi posso dare il link. E ragion per cui se vi va di approfondire per ora il funzionamento della piattaforma, dopo chiaramente tutta la dinamica e la struttura dell'Academy, questa è l'area dove troverete i video. Per informazioni sulla nostra Academy e tutto il resto, l'area relativa è anch'essa un'area, eccola qui, sul web. Ricordo a tutti che è possibile partecipare gratuitamente, basta solo registrarsi con una piattaforma demo. Vi do appuntamento ad oggi pomeriggio alle 17. Scusatemi, mi dite che ho aggiunto un pezzetto nel primo link. Infatti non funziona. Ok, rimando il link dell'area dei webinar, pardon, Market Talk. Ho fatto un copia e incolla sbagliata, copia, eccolo qua. Qui trovate tutti i market talk, ve l'ho appena mandato. Quindi questo è il link dei market talk, l'altro è il link dell'Academy e il terzo è il link alla sezione di consultazione, o meglio di adesione all'offerta Purple Trading e all'Academy in generale. Con questo è tutto, ci sentiamo in Academy stasera. Stasera è interessante l'Academy, parleremo
di come andare a fare attività di misurazione della propria performance. Quindi mostrerò anche i risultati del Pacello Diversion Trading in reale e presumo che valga la pena di partecipare, sarà meno noiosa e meno basica delle altre. Dopodiché da venerdì finalmente si inizia a parlare di expert e meccanizzazione. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di giornata. Per chi fa l'Academy oggi pomeriggio alle 17, altrimenti a venerdì mattina di nuovo alle 9:30. Ciao. Ah, per info, contatti, informazioni, apertura conto e quant'altro, inutile che rompete le scatole a me perché io non sono un dipendente di Purple Trading, ma c'è il grande Marco Martire, i cui riferimenti potete vedere adesso in video, che è un ragazzo preparatissimo, addetto di tanti, gentilissimo e assolutamente a vostra disposizione. Quindi chiamatelo e fate quello che ritenete opportuno e chiedetegli tutte le informazioni che servono. Di nuovo arrivederci.